appena cominciata la finale tanto attesa del torneo femminile di judo, che vede l'una di fronte all'altra due atlete eccezionali, Jenny Moore e Betty Wing. Intenzione di ritirarmi dallo judo non appena ti avrò sconfitta, Jenny Moore. Con questo incontro ti insegnerò che non puoi prendere quello che è mio. Jenny, te la farò pagare. Non posso dimenticarmi che volevi prenderti Robert. Robert Clark. Mi raccomando, Jenny, tu devi diventare la numero uno al mondo. Così anche noi vinceremo. Vinceremo! Nick e tutti gli altri. Cerchiamo di non combattere in modo vergognoso. Questa sarà la mia ultima vittoria. Finalmente è finita. Adesso posso correre subito a sostenere i miei amici. Punto pieno! Il tuo dente è saltato via, te lo metto qui. Mi dispiace moltissimo. È successo tutto così in fretta che non sono proprio riuscito a descriverlo. Suppongo che coloro che stanno seguendo questo programma non possono neppure immaginare quanto è successo. Comunque, Jenny Moore ha vinto con una mossa straordinaria ed è la campionessa assoluta. Ah, magnifica! Magnifica! Magnifica, sì! Sei stata magnifica, Jenny. Sarò io il primo che ti intervisterà. Sei tu, Charlie. Sei tu, Jenny. Albert, non farti prendere per il bavero. No, non devi andare dritto, Albert. No! No! Fuori! Devi aspettare che l'altro avanzi con il piede sinistro e poi devi farlo volare. Lo sai che puoi farcela. Coraggio, Albert. Signorina Jenny, io posso vincere, vero? Accompagnarti là. Come mai vuoi andare in palestra proprio adesso?
Oh, per favore, Charlie, ti prego, accompagnami là. Ma Jenny, non farai mai in tempo. E poi adesso c'è la cerimonia in tuo onore. O te ne sei forse dimenticata? Per favore. Punto pieno. Jenny, te l'ho fatto, vinto! Che cosa è successo? Non preoccuparti, devi soltanto lasciare che me ne occupi io. Non urlare così, sei tu che hai fretta. Sì, lo so che sono io ad avere fretta, ma per piacere non guidare in questo modo. O anziché arrivare in palestra mi ritroverò in paradiso. Non potrei andare più piano di così, nemmeno se volessi. Devi sapere che questa moto si è rotta mentre stavo venendo da te. Cosa? Che cosa hai detto? Ho detto che questa moto si è rotta! Sta per cominciare un nuovo incontro. Ascolta, Nick, devi fare in modo che l'avversario non si accorga che hai la gamba rotta. Sì, Jenny, hai ragione, non ti deluderò. Sul tappeto Jack Sterling contro Nick Foster. Ha ragione Jenny, se gli mostrassi il mio punto debole mi attaccherebbe proprio là. Coraggio, Nick! Sono sicuro che andrà tutto bene. Che cosa c'è? Sei tutto sudato, hai paura? Niente scherzi, per favore. Dove avete gli occhi? Quella Jenny Moore mi ha attaccato prima di udire il via. Sì, che fosse stato dato il via. L'incontro non è valido. Ma, signorina... Io non avrei potuto perdere così facilmente. Non crede anche lei? È d'accordo con me, vero? Io non avrei potuto perdere così. Non ho mai perso un incontro. Beh, no, sicuramente l'ha attaccata dopo il via. Ci sono i fatti che parlano. Guardi qui se non mi crede. Il cronometro si è fermato dopo 2 secondi, non vede? Oh, ma non penserà che io mi fidi di un cronometro giapponese da 2 lire. Questo è veramente ridicolo, ridicolo. Vi state sbagliando tutti di grosso. Non 2 secondi, ma 1 secondo. Ecco qua, guardate qui. Richard. Sì? Prepara l'auto che andiamo a casa, fai presto. Sì, signorina, ma... Non voglio perdere altro tempo in uno stupido torneo. Andiamo via, presto. Non voglio stare qui. Sì, sì, signorina. Robert, voglio andare a casa a cominciare subito l'allenamento. Non posso permettermi di perdere in questo modo indecoroso. Ehi, Betty, ma dove vai? Ti stai dimenticando della premiazione. Su, vieni qui. Betty! Sembra che Betty Wing abbia rinunciato alle sue proteste ed abbia accettato il giudizio dell'arbitro. Ma, signor Popper, ci dica cosa ne pensa della straordinaria vittoria di Jenny Moore. Beh, sì. Devo dire un'opera d'arte, una vera opera d'arte. Quale perfezione! Stanno mostrando il filmato. Dopo il via, Betty Wing attacca per prima. In quel preciso momento Jenny Moore è già pronta a sferrare il suo attacco risolutivo. In un attimo la Moore tocca il ginocchio della Wing e un attimo dopo esegue il lancio con un agile movimento del corpo senza l'impiego della forza. Una mossa davvero straordinaria. Questo è quello che ho sempre cercato. Questo è davvero l'ideale dello judo. Non è ancora...
Il signor Theodore Moore. Ne ha ancora molta di strada da fare quella ragazza. Non credo che possa diventare la numero uno del mondo se combatte così. Del mondo? Ma allora è questo il suo obiettivo? Prima vincerà le Olimpiadi e poi il premio nazionale d'onore. Halt! Sta proprio male, è ferito. Nick, smettila di combattere, te ne prego. Adesso capisco. È ferito alla gamba destra. La nostra squadra di judo è diventata così forte grazie a Jenny. Io non posso perdere. Non sarà un po' di dolore come questo a fermarmi. Aspettatemi, tenete duro, sto arrivando. Arrivo. Che cosa? Betty Wynn e Jenny Moore non sono qui. Come facciamo a celebrare la cerimonia di premiazione senza le vincitrici? Cerchiamole allora. Signor Charlie, si può sapere dove è andato a finire? Allora, non siamo ancora arrivati. Non agitarti, fra poco ci siamo. Andiamo, Richard, oggi ho una gran fretta. Sì, va bene. Lei è la signorina Betty Wynn, vero? Sì, sono io. Guardi che i suoi colleghi giornalisti sono già andati tutti via. Ho assistito all'incontro. Lei può diventare molto più forte. Certo che posso, lo so benissimo. Richard, muoviti, ti ho già detto che ho fretta. Ma non dimentichi che mia figlia diventerà ancora più forte di lei. Figlia. Ah, eccoci arrivati. E adesso l'unico problema è riuscire a fermarci. Straordinaria! Maledizione, questo sta attaccando solo la mia gamba destra. Nick! Mi dispiace, Jenny. Non posso continuare a combattere, ho delle allucinazioni. Fermi, riprendiamo. Nick! Oh, mi dispiace, non ce la faccio più. La mia gamba destra non si muove, mi fa davvero troppo male. Sto arrivando, Nick! Oh, continuo a sentire la tua voce, Jenny. Nick! Ma sono un vile a perdere in questo modo. Io sono innamorato di te, devo vincere per te, devo farlo per te! Coraggio, Nick! Non ci riesco. Mi dispiace, Jenny. Nick! Nick, sto arrivando! Che cosa? Jenny! Nick, devi afferrare il ginocchio dell'avversario da dietro e poi devi agganciare con la tua gamba sinistra il suo braccio sinistro, hai capito? Muoviti, o perderai questo incontro! Devi farcela! Oh. Avanti! Devi afferrare il ginocchio da dietro! Sì, Jenny, d'accordo! Adesso ascoltami bene! Devi stringergli il braccio con le tue gambe e poi devi afferrare il suo braccio con la tua mano destra e tenerlo fermo con la mano sinistra! Ho capito. Questo qui è l'attacco del diavolo. Sta per cominciare la cerimonia di premiazione della vincitrice di questo entusiasmante torneo femminile di judo. Classificata al terzo posto è la signorina Gray.
Al secondo posto abbiamo la signorina Wing. La signorina Wing purtroppo non è presente. Vi prego di scusarla. Ed ora la vincitrice. Al primo posto abbiamo la signorina Jenny Moore. A quanto pare nemmeno la signorina Moore ha potuto partecipare alla cerimonia per qualche ignoto motivo. Il premio verrà ritirato per lei dal nonno, il signor Theodore Moore, al settimo dan. All'ottavo dan. Ma non dimentichi che mia figlia diventerà ancora più forte di lei. Ah, signorina Betty, ho saputo. Beh, e allora com'è andata? Ah, beh, il padre di Jenny Moore si chiama Albert Moore, anche lui un grande lottatore di judo. Non si sa di preciso quando abbia cominciato a praticare lo judo. Tutto quello che si sa di lui è che è apparso come una cometa nel 1974 e non ci crederete, ma qui sta scritto così, ha ottenuto il primo posto niente meno che al torneo internazionale. Il primo posto? Il primo posto? Ma allora, proprio come è successo a Jenny? Tuttavia, soltanto un anno dopo si sono perse completamente tracce di lui, nessuno l'ha più visto. E perché? È scomparso. Scomparso? E perché mai? Capisco, figlio della cintura nera Theodore Moore e padre di Jenny, un grande lottatore di judo. Forse adesso comincio a capire. Albert Moore, sicuramente quell'uomo conosce bene tutti i segreti dello judo. Richard, voglio che lo rintracci immediatamente. Il denaro è a tua completa disposizione. Serviti dei soldi e delle conoscenze della nostra famiglia. Fai ogni ricerca possibile. Devi trovarlo. Inoltre, cerca di scoprire perché tutti i Moore sono così forti nello judo. Attento, Nick! Sta allentando la stretta alla gamba destra! Dai, forza, Nick! Avanti, tieni duro. Non devi mai diminuire la forza. L'incontro sta per finire, devi muoverti subito. Non lo lascerò andare. Jenny, io vincerò per te, io vincerò. Signor Moore, adesso Jenny non ha più nemici, non è vero? Certo, ma mia nipote è ancora molto lontana dalla meta. Deve credermi, lei è, come dire, ancora un diamante grezzo. Quindi dobbiamo aspettarci che diventi ancora più forte di così. Senza allenamento, lacrime e sudore, ma come può sperare di diventare campionessa del mondo? No, non lasciarlo andare ora. Tienilo stretto, un minuto ancora. Stringi di più con le gambe. Coraggio, Nick! Oh, ce l'ha fatta! Punto pieno! Evviva! Bravo! Sì, è stato bravissimo! Ho vinto! Che sia ancora vivo. Jenny. Sono qui, Nick. Non preoccuparti, sono qui. Hai vinto allo stadio, vero? Ho battuto Betty Wing. Oh, bene. Sei grande, Jenny. Sei davvero grandissima. Voi siete stati davvero grandi. Questa è la prima volta che riusciamo a vincere, Jenny. Ed è merito tuo che ci hai insegnato lo judo così bene. No, non è
davvero. Siete stati voi ad insegnarmi lo judo. È bello lottare insieme per la vittoria. Vi voglio bene. No, Jenny. Me la presti? Ehi, dico, la mia macchina, la mia macchina. Tutti i giornali sportivi questa mattina riportano le immagini della vittoria strabiliante di Jenny. Signora, brioche, caffè, latte e giornale sportivo, per favore. Ecco, signore, il suo resto. Molte grazie. Il nostro giornale sportivo riporta in prima pagina una grande immagine di Jenny in lacrime dopo aver vinto il suo meritatissimo premio. さすがやわら、まずは軽く日本一じゃが、それもこれも全てわしの指導の賜物なのじゃ。そこでじゃ、絶大なリクエストにお答えしてわしの青年時代を皆さんにお送りしようと思う。誰がリクエストしてるのよ。黙らっしゃい。次回やわら、ギゴロウその愛青春怒涛編、これで視聴率も大躍進じゃ。Stand by me.